Ok raga, finalmente posso dirvi cosa è successo all'RC 390. Sostanzialmente ho spaccato tipo tutto, ma avrei potuto rompere molto di più. Ve la faccio molto breve e molto terra terra, anche perché più di questo non riuscirei a dirvi. Si è rotto un martelletto della valvola, così mi si era detto dal meccanico, il che ha provocato che questa valvola cadesse. Il pistone magicamente è salvo, ma la catena di distribuzione o cinghia, non so come si chiama, credo catena, è andata, l'albero a camme era molto usurato perché, da quanto mi è stato detto dal meccanico, la moto ha girato per molto tempo senza olio. E con me non è successo perché lo facevo ogni 2000 km e controllavo sempre dallo blog. Quindi il vecchio proprietario, aiaiai, mi ha venduto la moto un pochettino ridotta così. Ovviamente, una volta che apri tutto quanto, devi cambiare le guarnizioni e sono state cambiate altre piccole cosette. Sinceramente, neanche ricordo per la modica cifra di qualcosa più di 1000 euro, quindi ecco, non è stata proprio un bel regalo. Peccato perché appena ho riprovato la moto, ragazzi, vi posso dire che era tutt'altra cosa. Non so quanti cavalli possa aver guadagnato, o meglio recuperato, forse avrà avuto due cavalli di più, tre, ma più che altro, ragazzi, aveva una ripresa paurosa in più rispetto a quando ce l'avevo prima che si rompesse. Una cosa impressionante, specialmente di sesta, sotto coppia tu davi gas e la moto riprendeva come in qualsiasi altra marcia. Infatti, questo mi fa capire che la moto, come era messa prima, sicuramente non era messa bene. Comunque, siamo giunti a questo momento. Erano circa 2 mesi che io non usavo più la moto, cioè in realtà 2 mesi e una settimana per esattezza. E che succede? Io ho già firmato per prendere la moto nuova. E a proposito, se mi segui su Instagram sai anche che moto è, quindi vai a seguirmi su Instagram. Quindi questa la devo dar via. Di conseguenza mi stavo accordando già con il ragazzo che la doveva prendere. E quindi il giorno stesso che sono andato in officina a riprendere la moto, che ragazzi era a Spoleto e io mi trovo vivo a Roma perché si era rotta quando stavo andando a Misano, quindi l'officina più vicina era lì a Spoleto. E botta di culo, botta di gran culo, il meccanico era un meccanico che si occupava delle corse e correva con le KTM RC390, quindi una cosa che neanche a farlo apposta sarebbe potuta succedere. Questa cosa ha giocato a mio vantaggio nella sfiga perché era una persona che ci sapeva mettere mano, soprattutto che aveva tanta voglia nel fare il suo lavoro, cosa che ragazzi vi assicuro che non è facile. Ci tengo a ringraziare infatti Tommasoni Danilo, o meglio la sua officina o lui in persona, perché è lui che ci ha messo le mani sulla moto. Non mi ha pagato per fare questa sponsor, ma vi posso dire che mi sono trovato molto bene, quindi ci tengo a ringraziarlo così. Quindi, facendo un piccolo recap, vado a prendere la moto e la porto direttamente al nuovo proprietario. Ovviamente la GoPro non mi ha registrato nulla, tranne il primo piccolo pezzo di strada, dove tra l'altro stavo facendo una sponsorizzazione per dei pezzi che mi hanno mandato, ma non ero mai riuscito a sponsorizzare, quindi li sponsorizzerò con l'ultimo video dell'RC. Fatto questo piccolo recap, vi lascio un pochettino il sound della moto con lo scarico originale, però senza DB Killer. Alla fine abbiamo optato per rimettere quello e sinceramente, ragazzi, paga molto di più rispetto al terminale finto Agrapovic. Magari per i più attenti si renderanno conto anche che gira un peletto meglio rispetto a prima. Ok ragazzi, eccoci finalmente in sella, vi posso dire cosa penso di queste pedane arretrate. Unboxing. Allora, vediamo cosa abbiamo qui dentro. Questi due scatoloni dentro questa scatola. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Sono curioso. Allora. Ci sono due scatoloni, ne apriamo uno per volta, anche perché due insieme sarebbe impossibile. Prendiamo quello più grosso prima, per forza. Cioè. Ah, è anche abbastanza leggero. Ok. Tra l'altro packaging neanche male, ovviamente è già aperto perché io ho già visto. Eccoli qua, paracarter di AVTP Moto. Eccoli qua, guardate che belli. Tra l'altro sono anche duri, come è giusto che sia, perché appunto devono parare il carter da possibili cadute e quindi possibili rotture. In realtà mi sa che è più grosso questo, quindi prima devo aver detto una bella bagianata. Raga, ma non scoppiano. No. Raga, questo è il pezzo forte. Queste sono veramente tanta roba. Queste torneranno realmente utili in pista. Ovviamente queste pedaline si possono cambiare in caso di caduta e wow. Tra l'altro posso dire oggettivamente è un prezzo che sul mercato
Io non le ho trovate da nessuna parte e non sono neanche quelle più economiche, perché ce ne sono un altro modello ancora più economico di queste, però non regolabili. Vi ricordo il link in descrizione se foste interessati all'acquisto di questi prodotti o qualunque altro prodotto di AWD Moto. Raga, ovviamente non trattano pezzi solamente per la mia RC, ma per praticamente qualsiasi tipo di moto. Forse per la KTM ne hanno anche pochi. Ho provato ad aprire la parte di Yamaha o Kawasaki, è piena di roba. Vi ho lasciato il link in descrizione così potete dare un'occhiata. Ora vi lascio il video. Sono arretrate, ma non sono realmente arretrate, quindi nota a favore, no? Ma in realtà sì, perché non vanno proprio a stravolgere l'ideologia di questa moto, no? Che comunque non è proprio una vera e propria super sportiva, si chiama manubri e comunque altini, anche se a dire la verità sarebbe stato meglio avere delle pedane arretrate regolabili come queste, ma poter decidere di regolarle tanto indietro oppure no. Quindi ecco, piccola nota a sfavore. Sicuramente un'ottima cosa che hanno queste pedane è che costano poco, costano 200 euro. Pedaline regolabili a 200 euro non se ne trovano. Quindi ecco, questo va a giustificare anche un pelo questa piccola limitazione. E invece ragazzi, per i paracarter, per fortuna ancora non l'ho potuto testare, diciamo, per terra, strusciandoli, ma devo dire che fanno la loro parte esteticamente e da montare sono una cazzata, ci vuole, se no, 5-10 minuti. Quindi che dire, per 100 euro direi assolutissimamente approvati, anche perché magari in caso di caduta con 100 euro, anzi 50 perché costano 100 euro ma te ne danno tutte e due, quindi sono due, quindi 50 l'uno. Magari uno va a risparmiare centinaia e centinaia di euro, che sarebbero i soldi per comprare poi un carter originale KTM, ecco. No, ragazzi, me ne sto pentendo. Voglio che rimane con me adesso. Brutto, 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 brutto momento. Paradossalmente lo sto avendo più adesso, sto brutto momento, che con l'RS125. Ok raga, giunti a questo punto, siamo praticamente arrivati alla fine del video, quindi per quanto riguarda la sponsor di AWD Moto ci tengo ancora a ringraziarli e vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il link se foste interessati. Sinceramente per quello che costano le pedane le consiglierei, forse consiglierei più quelle da 150 perché alla fine non sono regolabili, più o meno hanno la stessa posizione, anche perché queste qui regolabili non le andrete mai a toccare. Perché se le voleste toccare le vorreste mettere un po' più dietro, non un po' più avanti, di conseguenza lasciano un po' il tempo che trovano. Invece i paracarter, ragazzi, per 100 euro sono qualcosa di veramente ad hoc. Fittano perfettamente ovviamente con le misure della moto, RC o Duke che sia, pre o post 2014, quindi la versione Euro 3 e la versione Euro 4. Quelli ve li consiglio assolutamente sì. Le pedane magari opterei più per quelle economiche, 50 euro in più insomma possono far comodi in tasca. Detto questo, siamo giunti ormai alla fine del video, come detto poco fa, e l'RC ragazzi è stata venduta a un ragazzo che tra l'altro vedrete nel prossimo video perché sarà presente al raduno con la mia ex moto, dove io parteciperò con la mia moto nuova. E vi ripeto, se mi seguite su Instagram avreste saputo già qual è, quindi andate a seguirmi su Instagram. Detto questo, io ci tengo a ringraziarvi per essere arrivati fino a questa parte del video e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ah no, non è vero, mi sono dimenticato di dirvi che dovete mettere un bel mi piace, un commento e un F in chat per l'RC, che non c'è più. A me già un pochettino manca. No, non è vero, calma, madonna, raga, sto fa... Vabbè, vabbè, non spoilerò.